fare, fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore. Pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù, diciamo insieme. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Gesù pregava, stava col Padre suo in luoghi solitari. Se non prego, mi accorgo che non so più perché vivo, perché soffro, perché amo e in fretta perdo la forza e la gioia per farlo. Nella mia giornata voglio dare il primo posto alla preghiera. O Spirito Santo, grazie che mi aiuti. O Signore Gesù Cristo, è bello stare da soli cuore a cuore con Te, che ci porti nell'abbraccio amoroso del Padre Celeste. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione del Beato sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi ed imprima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi e imprima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi e imprima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, le medicine, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: o anima, quanto mi sei cara. No, nessuna occupazione ti impedisca di pregare. Imita me. Sotto i colpi, coperto di ferite, io recitavo i salmi. Così pure, trascinandomi lungo la via del Calvario, in mezzo alla folla minacciosa, e sulla croce, oh, la mia povera croce, e tu invece troveresti difficile pregare tra i tuoi lavorucci comodi? Sii più strettamente unita con me. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiate sempre. Ave Maria, prega per noi.